Torino, Piazza Castello, alle mie spalle Palazzo Madama, dove è stata da poco inaugurata Casa Tennis, vero e proprio centro culturale di queste giornate caratterizzate dalle NITTO ATP Finals, evento clou che caratterizza Torino dall'anno scorso e per i prossimi 5 anni. E allora, proprio in occasione dell'inaugurazione di questo spazio, sarà tra poco consegnato il primo premio letteratura sportiva Gianni Mura, un'iniziativa del Salone Internazionale del Libro dedicata all'indimenticabile figura di Gianni Mura, indimenticabile figura della letteratura e del giornalismo sportivo. E allora andiamo a vedere quali saranno i lavori premiati e a raccogliere le voci dei protagonisti di questa giornata. Marco Pautasso del Salone Internazionale del Libro per questa prima edizione del premio letteratura sportiva Gianni Mura, insomma un ricordo di una figura indimenticabile della letteratura e del giornalismo sportivo. Qual è il senso così profondo di questo premio? Quando abbiamo immaginato un premio che dovesse raccontare un po' il meglio della letteratura e della cultura sportiva, è venuto quasi spontaneo pensare a Gianni Mura, che è stato un grande maestro proprio da questo punto di vista, perché è stato un protagonista del giornalismo sportivo, ma della narrazione sportiva. Attraverso la narrazione sportiva lui in realtà raccontava i valori veri della vita, che poi si legano sostanzialmente allo sport, e sono il rispetto delle regole, sono la lealtà, il sacrificio, l'impegno, la passione e raggiungere i propri sogni e anche conoscere i propri limiti. Tutto questo lui l'ha raccontato attraverso i suoi reportage dal Tour de France, anche raccontando il campionato di calcio italiano, e ci piaceva molto che questo premio fosse dedicato a lui, che purtroppo è scomparso 2 anni or so. Devo dire che in questo momento anche nel nostro paese c'è un grande fermento rispetto alla produzione, alla realizzazione e alla pubblicazione di libri a tematica sportiva. La scelta non è stata semplice, ma credo che quelli che sono stati premiati sono libri importanti che raccontano proprio lo sport come sarebbe piaciuto a Gianni Mura. Con il curatore del premio Gianni Mura, Federico Vergari, allora abbiamo già parlato un po' del senso, no? Del senso intrinseco di questo premio. Allora vorrei così giusto un ricordo della figura proprio di Gianni Mura, uomo e scrittore e giornalista naturalmente. Io penso di poter dire nella mia attività di scrittore e giornalista che tutto quello che so, tutto quello che faccio me lo ha insegnato Gianni Mura, e lo dico senza nessun timore, senza nessuna vergogna, anzi sono onorato. Io lui l'ho incontrato 2 volte in maniera molto veloce, molto, molto casuale, ci ho scambiato delle parole, lo chiamavo maestro e lui mi diceva, in quelle 2 volte in cui l'ho chiamato maestro, mi diceva in continuazione che non dovevo chiamarlo maestro ma soltanto Gianni, e io lo continuavo però a chiamare maestro. Se penso a Gianni, prima di tutto penso a una delle persone più belle che ho mai incontrato in vita mia, e poi penso al grande professionista che è stato con la parola, con il giornalismo. E ripeto, tutto quello che faccio da un punto di vista di scrittura e da un punto di vista giornalistico io lo faccio pensando a come lo farebbe Gianni, e in maniera ignobile cerco di imitarlo nella migliore maniera possibile, ma chiaramente lo faccio molto male. Siamo qui con uno dei giurati del premio Gianni Mura, appunto Mauro Berruto, che così ha giudicato, ha valutato questi lavori arrivati in finale. Ecco, prima di soffermarci magari sul vincitore, cosa è emerso da lavori molto diversi, ma quali sono i punti che accomunano un po' questi lavori che ha valutato in questi giorni? Emerge a monte di tutto una cosa molto bella, che è mettere insieme un grande evento sportivo per la nostra città a un evento culturale come quello del Salone del Libro. Da questo matrimonio nasce un premio di letteratura sportiva che è meraviglioso. Che questo premio sia dedicato a Gianni Mura è ancora più meraviglioso, perché Gianni Mura è stato un grandissimo maestro, e quindi sono felice di aver fatto parte di questa giuria. Che succeda nella mia città, Torino è la mia città, questo evento è quello che tiene insieme la cinquina che poi ha generato ovviamente i vincitori, è il fatto che di sport si può parlare in modo letterario, cioè che la letteratura dello sport ha la stessa dignità
della letteratura, diciamo, più tradizionalmente riconosciuta. Fulvio Valbusa e Serena Marchi, vincitori di questa prima edizione del premio letteratura Gianni Mura. Innanzitutto, così, una considerazione, ecco, proprio sul premio: è sempre bello, no, veder riconosciuto il proprio lavoro, ancora di più forse quando viene abbinato al nome di un caposaldo del giornalismo e della letteratura sportiva come Gianni Mura. Per me, che sono una giornalista, si dice tanta roba, tant'è che credo di non essermene ancora resa ben conto. Quindi vincere un premio come questo, vincere un premio Gianni Mura, fa effetto solamente a dirlo. Per quello che mi riguarda, io parlo dal punto di vista sportivo, è un onore ancora più grande avere ricevuto e ricevere questo premio, perché non si parla solo di sport e Gianni Mura era veramente un giornalista che andava oltre lo sport, voleva sentire e capire quello che ci stava dietro a un ragazzo, a un atleta e alle conquiste che faceva. E questo libro parla di un prima e di un dopo, no? Tralascia quello che c'è nel mezzo, che poi insomma è stato quello che forse tutti conoscono meglio. Due fasi molto diverse della vita, ma forse ci sono anche dei punti in comune tra queste due fasi. Ecco, possiamo raccontare un po' il senso di questa temporalità del libro, del tempo del racconto? Abbiamo fatto proprio la scelta di non parlare dei 20 anni dove Fulvio è diventato ed è stato Fulvio Valbusa, che tutti sanno chi è. Abbiamo scelto di raccontare il percorso che ha portato Fulvio al professionismo, abbiamo scelto di raccontare quello che spesso non si dice, quello che spesso non si racconta, e soprattutto abbiamo deciso di raccontare il dopo. Credo che sia un aggancio più che la parte sportiva, che è descritta proprio per niente, perché non interessava a nessuno i risultati di Fulvio Valbusa, anche perché ormai sono noti veramente a tutti, ma è quello che sta dietro, e tornare, anzi riagganciarsi a quella che è stata la mia vita d'infanzia e tornare all'origine, tornare a quella vita che tanto mi aveva dato. Con Giorgia Mecca, che ha ricevuto la menzione speciale appunto per il libro dedicato al tennis. Il titolo del libro si chiama Serena Venus Williams, nel nome del padre, ed è ovviamente un libro scritto su Serena Venus Williams, la loro storia unica, la storia di due sorelle che sono diventate due campionesse di tennis grazie all'ossessione di un padre che è stato un po' pazzo ma anche lungimirante. Ecco, forse il fascino di questa figura paterna è proprio nel non poter essere inscatolato nel concetto di positivo o negativo. Ecco, una figura molto complessa, che forse è la ricchezza poi, no, di qualsiasi personaggio letterario. Esatto, io mentre lo scrivevo e mentre osservavo le Serena e Venus giocare mi sono spesso chiesta: ma Richard Williams è il bravo o il cattivo della storia? Ed è una domanda a cui effettivamente non c'è una risposta, perché se si guardano i risultati delle sue due figlie si può pensare aveva ragione lui, però certo ha avuto ragione a caro prezzo, perché ha rubato l'infanzia delle sue due figlie. Silvia Salis, vincitrice con La bambina più forte del mondo del premio letteratura sportiva Gianni Mura nella sezione scuole, sezione fuori classe. Una storia questa di grande modernità, bisogna dire, perché è un tema questo che viene finalmente affrontato, no? Quello di non fermarsi agli stereotipi. Ecco, qual è il senso profondo della bambina più forte del mondo? Il senso profondo è che bisogna lasciare fare bambini e anche a noi stessi quello che è veramente la nostra inclinazione intima più profonda, e non farsi condizionare dagli stereotipi, appunto, di cui lei parlava, che la società vorrebbe imporci. Stella è una bambina che sceglie uno sport definito da tutti da maschi e dimostra nel corso della sua vita che quel sogno era il sogno giusto. Ecco, naturalmente il messaggio è molto chiaro. Ti piace pensare che magari appunto qualche bambina, ma anche qualche bambino, perché no, possa così trarre forza da questa storia? Beh, è un libro che mi sta dando grande soddisfazione in questo senso, perché tanti bambini, tante scuole, tante classi e maestre mi stanno scrivendo dicendo che questo libro ha scatenato discussioni e ha tirato fuori sentimenti dei bambini importanti, quindi questo è un successo enorme.